Spunti nel secondo modulo, apprendimento del linguaggio multimediale, finalizzato a proporre un percorso di riflessione ed approfondimento dei principi, delle modalità, degli strumenti utili ad utilizzare in maniera significativa e consapevole il linguaggio multimediale, elemento base dell'introduzione della LIM nelle nostre classi. Il modulo parte da un concetto di linguaggio in generale, per poi passare in cognizione le caratteristiche del linguaggio multimediale e mettendo di questo in risalto alcuni elementi, quali l'interattività, l'ipertestualità. Si passa quindi a parlare dei principi psicologici che ci permettono di trasmettere in maniera significativa un messaggio multimediale, quindi e soprattutto ci si sofferma sulle teorie del Maier. Quali sono queste teorie? Quali sono i principi del Maier? In genere il Maier è conosciuto in Italia per sei principi. In realtà, da una ricerca che ho realizzato su alcuni siti americani, mi sono resa conto che dal suo libro Multimedia Learning è possibile dedurre ben 12 principi. Quali sono questi principi? Il principio multimediale: si apprende meglio quando le parole possono essere associate a immagini, suono o altro, poiché la mente avrà maggiori indizi per il recupero di informazioni immagazzinate in memoria. Il principio della vicinanza spazio-temporale, in base al quale nel momento in cui noi andiamo a realizzare un qualsiasi messaggio multimediale, è necessario presentare simultaneamente ed ad una distanza molto ravvicinata sia l'immagine che il testo scritto, in quanto posizionare su pagine diverse un'immagine o un testo scritto creerebbe soltanto disorientamento nel fruitore e nel caso specifico nel nostro alunno. Ancora il principio di coerenza: si apprende più facilmente quando parole, immagini e suoni estranei sono esclusi piuttosto che inclusi. In questo caso, inserire immagini, suoni estranei, tutto quello che appunto non serve, significa sovraccreare un sovraffaticamento cognitivo e distrarre da quello che è l'obiettivo fondamentale il nostro alunno. Il principio di segnalazione: si impara meglio quando vengono aggiunti segnali che mettono in risalto i concetti fondamentali o i nuclei essenziali di un messaggio. Di conseguenza, nel momento in cui noi andiamo ad elaborare un messaggio multimediale, è positivo, cioè è necessario, per esempio, dare risalto ad un concetto, ad una parola chiave, per esempio utilizzando un colore diverso, delle linee o altri segnali. Il principio della modalità diversa: integrare spiegazioni orali e illustrazioni rende ottimale l'apprendimento, perché la spiegazione orale impegna il canale uditivo, lasciando libero quello visivo. Il principio della ridondanza: evitare di presentare i contenuti in troppi formati per evitare ridondanze. Il principio di segmentazione: le persone imparano meglio quando un contenuto multimediale è presentato in maniera frammentata piuttosto che come unità di continuo. Il principio di personalizzazione: apprendiamo meglio se il messaggio multimediale è presentato in uno stile non formale. Il principio narrativo: si apprende meglio quando la narrazione di un contenuto viene realizzata da una voce amica umana piuttosto che da una voce artificiale. Una volta conosciuti questi principi, diventa fondamentale per la significatività della comunicazione multimediale anche attuare una valida programmazione. Quindi diventa fondamentale la programmazione, che la programmazione di un contenuto multimediale consta di alcune fasi. Innanzitutto la pianificazione, in base alla quale noi andiamo a calibrare, ecco, gli obiettivi alle effettive esigenze dei nostri alunni e quindi ai loro bisogni di apprendimento. Una volta definiti gli obiettivi, si vanno ad individuare i contenuti. In base a questo viene predisposta una mappa concettuale. Una mappa concettuale che serve a collegare vari contenuti, vari rapporti anche tra le diverse fasi operative. Segue poi una
rappresentazione visiva di quanto noi abbiamo progettato attraverso la stesura di uno storyboard o sceneggiatura. Cioè, la sceneggiatura è proprio importante poiché ci dà modo di renderci conto preventivamente del lavoro che noi andremo a realizzare, per esempio sulla LIM o nel caso di un learning object realizzato con Exce, appunto di quello che noi andremo a realizzare. Segue poi la fase di realizzazione, base alla quale noi abbiamo elaborato attraverso la sceneggiatura sullo strumento multimediale, quindi l'implementazione di quanto programmato e la verifica dell'attività. Alcuni suggerimenti ed indicazioni pratiche possono essere l'informazione preventiva. Una volta stabiliti quali sono gli obiettivi da raggiungere, comunicati all'alunno avrà un ruolo importante nel rafforzargli la motivazione. Stimolare il ricordo di quanto già appreso, sappiamo in base sia agli studi di Vygotsky che di Piaget, che integrare nuove informazioni con quelle che già il bambino, già l'alunno possiede, favorisce associazioni significative, quindi un apprendimento efficace. Altri suggerimenti ed indicazioni riguardano i caratteri da utilizzare. Usare sempre caratteri adatti a livello scolastico, per esempio per le scuole primarie, Comic, pure Times, Verdana, Tauma, e in base, cioè, per quanto riguarda invece la dimensione, una dimensione abbastanza visibile, quindi 24 o 36, usare un solo carattere per tutta la lezione. Quando riguarda invece contenuti, non concentrare tutti i contenuti in una sola pagina, ma un solo concetto per pagina. Fare molta attenzione all'abbinamento dei colori, testo e sfondo. Noi possiamo utilizzare con la LIM sia contenuti online, contenuti cioè digitali fruiti attraverso la rete internet, ed in questo caso un sito che io consiglio è Babyflash. Ancora contenuti offline, che possono essere creati e fruiti senza essere connessi alla rete internet. Per esempio contenuti realizzati con JClick oppure con il software autore della LIM oppure con Exe o scaricati da internet e consultati offline. Un sito picco di giochi e di attività che possono essere scaricati è per esempio di Danet oppure dall'Iprase del Trentino. Per quanto riguarda gli strumenti, questi vanno differenziati in base al sistema operativo. Abbiamo infatti degli strumenti validi per Linux, per Windows, per Mac e così via. Cioè un sito veramente valido che presenta degli strumenti sia per Linux e sia per Windows è l'Istituto di Istruzione Secondaria Statale Ettore Majorana di Gela. Troviamo in questo sito programmi, contenuti già definiti, così come tutorial a strumenti utilizzabili. Ancora per quanto riguarda gli strumenti, va fatta una distinzione a seconda della tipologia. Alcuni strumenti validi per gli alunni della scuola primaria possono essere, per esempio, per la grafica, DuxPaint. DuxPaint è un programma molto semplice, attraente per gli alunni, in quanto propone dei timbrini che gli alunni possono utilizzare per realizzare le loro composizioni. Comunque c'è lo strumento da disegno e con contrasti abbastanza ampi e facilmente utilizzabili appunto da bambini, da alunni di scuola, soprattutto nei primi anni della scuola primaria. Un programma di videoscrittura è Occhid 4, che è praticamente un derivato di OpenOffice e presenta anche dei task, una versione in sostanza molto semplificata che permette agli alunni, soprattutto in fase di apprendimento delle strumentalità del leggere e scrivere, di imparare ad utilizzare anche di scrivere un testo in maniera molto semplice. Un altro software molto valido e anche Puzzle Wizard. Noi sappiamo che i puzzle sono validi per gli alunni di scuola primaria in quanto stimolano l'alunno a compiere operazioni di connessione logica, di riconoscimento delle forme, di composizione e così via.
Abbiamo ancora una presentazione in formato libro, che sarebbe il mio libro inserito nel sito alla mia cartella. Riguardo agli strumenti, è consigliabile per un fatto, anche a livello economico, diciamo, utilizzare del software didattico free. Ci sono molti studi al riguardo che ci dimostrano come proprio l'utilizzo di questi strumenti didattici free rendano l'istruzione più accessibile ad un numero maggiore di persone, ma soprattutto abbassando notevolmente i costi dell'istruzione. Un sito che propone degli strumenti didattici free è appunto Software Didattico Free. Il sito contiene un elenco ragionato di altri siti da cui è possibile effettuare il download di contenuti e strumenti free. Ora, per quanto riguarda gli strumenti, in base alla personalizzazione e riutilizzo, genericamente viene fatta una distinzione tra strumenti aperti e strumenti chiusi. Gli strumenti aperti sono quei programmi modificabili da un qualsiasi programmatore e chiusi sono applicazioni compilate non modificabili, ma sono usabili dall'utente. In realtà c'è stato uno studio realizzato da Giorgio Musilli, il quale appunto ha presentato una tesi sugli strumenti didattici. Relativamente all'argomento in questione, è arrivato alla seguente conclusione. In realtà possiamo parlare di software aperti e chiusi nel senso più specifico di realizzazione di obiettivi educativi, produzione di oggetti didattici e personalizzazione delle caratteristiche. Di conseguenza, altri dovrebbero essere i criteri che ci guidano nella scelta di uno strumento didattico, quali per esempio: posso usare il software con tutti i bambini? È possibile adattare il software alle caratteristiche di ogni alunno? Le funzioni e le opzioni del programma rispondono alle nostre esigenze di realizzazione degli obiettivi, verifica degli apprendimenti, miglioramento delle prestazioni? Posso produrre oggetti significativi, testi, animazioni, esercizi, album fotografici, compilation di brani musicali, giornalini? Usando il software, posso ampliare le possibilità del software inserendo esercizi, testi, grafici, disegni, video realizzati in classe? Allora, come dicevo, il secondo modulo, dopo aver presentato appunto questi principi e gli strumenti, alcune caratteristiche dei contenuti, propone ai corsisti alcuni esempi di sceneggiatura, una proposta operativa, cioè vale a dire la realizzazione di una scenografia e di una relativa lezione da implementare con la LIM in classe. Di questo poi viene proposta una discussione nel forum, in modo che i corsisti abbiano la possibilità anche di confrontare i loro prodotti, anche di valutarli, e in questo modo tutto questo genera una crescita. In base appunto al principio del cooperative learning, cioè in base al quale appunto si cresce attraverso il confronto, il dialogo e la collaborazione tra i vari membri dell'aula virtuale.